Siamo giunti finalmente all'ultimo episodio del primo anno con il Palermo, qui nella nostra carriera allenatora. Vi ricordo che se volete acquistare credit al prezzo bassissimo passate a goldo.com e con il codice Kundis avete anche un 3% di sconto, link in descrizione. Vi chiedo il massimo supporto, se ci siete sempre stati e avete sempre creduto in questo sogno chiamato Europa League, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su. E adesso, buona visione col video e andiamo a goderci le ultime 3 partite di questo campionato. Bene a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un nuovo video. Ovviamente stiamo parlando della carriera allenatore, come già detto durante l'intro. Ieri sera, più o meno verso le 18.30, 19 comunque, è uscito il primo episodio della carriera su Football Manager 2017. Quindi se non l'avete ancora fatto vi invito ad andarlo a vedere. Prima di cominciare con queste ultime 3 partite, dato che ho ricevuto qualche critica, non tante, qualche critica che non mi è piaciuta, volevo far capire a molti, dato che sono su YouTube dal 2013, volevo far capire a molti che non devono prendere come "oddio Kun, tu giochi a FIFA perché sei fortissimo". No, molta gente deve capire che YouTube è intrattenimento, quindi perché dovrei vincere per forza per farvi divertire? Potrei anche perderle tutte. Ad esempio la carriera giocatore dello scorso anno, 2 anni fa anzi, giocavamo in squadra tipo il Brentford e perdevamo tutte le partite e lì nessuno si lamentava, però quando inizia a vincere tutti si lamentano dicendo "oddio, cambi le impostazioni, avete rotto il cazzo, perché dovrei cambiarle, non mi diverto, non mi divertirei". Ho 23 anni, 24 marzo, pensate, ho 23 anni e non me ne frega un cazzo di cambiare le impostazioni. YouTube per me è intrattenimento ed è quello che deve capire, che devono capire tutti, non che deve capire qualcuno, ma tutti. YouTube è intrattenimento, io gioco a FIFA non soltanto per vincere, oddio devo vincere per forza, no, io a FIFA ci gioco per divertirmi, per farvi divertire, ovviamente per toglierci tante soddisfazioni, ma non significa che uno deve cambiare le impostazioni. Che senso ha? Che senso ha cambiare le impostazioni per vincere le partite? Non ha alcun senso. Quindi, dato che qualcuno ha detto che nelle ultime partite io ho addirittura cambiato le impostazioni per vincere le ultime gare, ricordo a tutti che comunque gioco a FIFA da quando avevo 6-7 anni e comunque un po' di esperienza me la sono fatta. Non ho mai giocato ad esempio a campione, esperto eccetera, perché sono sempre stato così, una persona che ha voglia di dare il massimo, quindi per dare il massimo devo giocare con una cosa che è abbastanza difficile. Spero che è una cosa che abbiate capito. Prendete più YouTube, i miei video eccetera come intrattenimento, voi siete lì seduti con i popcorn, con una Coca-Cola, vi guardate quei 20 minuti di video al giorno che vi strappano un sorriso, quindi divertitevi ed evitate di insultare qualsiasi youtuber. Non parlo soltanto per me, ma parlo un po' per tutta YouTube Italia. Comunque ragazzi, andiamo a giocare la prima partita contro il Genoa e sapete che è tornato Bomber Pavoletti. Allora, adesso puoi andare a guardare anche la classifica perché non l'ho ancora fatto, non me la ricordo perché è da un po' di giorni che non porto la carriera. Qualcuno ovviamente dopo il weekend ha scritto "Kun, ma la carriera col Palermo è finita, datemi un attimo il respiro perché comunque ho una vita sociale anch'io". Però sapete che vi porto sempre tantissimi video e non voglio mai lasciarvi da soli perché spero di strapparvi un sorriso almeno al giorno. Comunque raga, adesso sistemo rapidamente la formazione, andiamo a giocare. Pavoletti torna ma in panchina e non titolare, quindi vedremo di farlo giocare negli ultimi minuti. Eccoci qua raga, questa è la formazione: La Fonte, Alesami, Rajkovic, Goldrinka, Calabria, Gazzi, Proneri e Pirlo, Benitez a destra, Quaison a sinistra e Moore prima punta. Andiamo a giocare la terz'ultima partita di questo primo anno col Palermo. Speriamo ovviamente di far bene e speriamo di non perdere, perché siamo ritornati sul treno dell'Europa League e non voglio scenderci per nessun motivo al mondo. Da Renzo Bernardi, Palermo, Palermo-Genoa. Ho lasciato la telecamera come sottofondo, quindi dovrò toglierla appena finita la prima sezione della partita. Questa è la terz'ultima di campionato e forse la penultima in casa, quindi il popolo rosanero è arrivato qui in gran massa allo stadio per supportare la propria squadra, per tifare dal primo all'ultimo istante, per sperare in una qualificazione europea. Non dobbiamo assolutamente perdere, l'obiettivo principale è quello. Adesso guarderemo la classifica, siamo quarta a 56 punti, stessi punti della Roma e ad un punto c'è il Bologna che è sesto in classifica, cioè un punto da noi ovviamente. In quanto qua mister Kundis, per noi possiamo andare immediatamente a giocare in quanto il nostro capitano Andrea Pirlo. E si comincia, comincia Palermo Genoa, ma prima andiamo ad abbassare la telecronaca, mettiamola a 0. Perfetto, andiamo a giocare. Ovviamente raga, io ogni volta che cambio la formazione poi vado sempre a modificare le istruzioni della squadra in base all'avversario. Occhio qui, ci prova il Genoa ed è Nilsson in mezzo a due, la riesce a mettere dentro, allontana Bruno Enrique. Quaison con l'esterno dentro per Benitez, sta in aria, è il 5 maraviglia, prova ad entrare Benitez col sinistro.
bruttissima conclusione. Bruno Henrique, il brasiliano, vede Pirlo, la palla per lui, Pirlo si ferma, Pirlo fermato da Muniz. Finisce il primo tempo, è stato meglio il Genoa, però poi dal 15° in poi abbiamo soltanto giocato noi. Ovviamente non è ancora arrivato il gol del vantaggio. Pirlo tiene palla, fa partire il compagno Gazzi, la protegge col fisico, Gazzi allarga per Benitez, bella palla, Benitez la butta in the box per Emre Morra, segna il piccoletto, ex Borussia Dortmund, Emre Morra, ed esplode Renzo Barbera. Ecco qui l'esultanza ridicola, bruttissima di Emre Morra. 1-0 Palermo al 58° minuto. E avete visto, Gazzi col fisico, dentro per Benitez, cross, raso terra per Emre Morra, che da lì certo non poteva sbagliarlo. 1-0 Palermo, importantissimo gol. Raga, davvero stiamo facendo un possesso palla da grande squadra quest'oggi. Gazzi, Pirlo, dentro per Bruno Henrique, con l'esterno per Quaison, bella palla Quaison, la mette dentro con la rabona per nessuno, poi Bruno Henrique, niente, fermato, calcio in punizione ed è appena entrato Pavoletti per Emre Morra, dentro per Gazzi, Gazzi allarga per Benitez, movimento di Pavoletti, la palla per lui, bomber, la mette giù, è in aria, Pavoletti, parata di Lamanna, poi Bruno Henrique, palo, ancora il tiro, conclusione bloccata, poi Quaison e Bruno Henrique, clamoroso, 2-0 Palermo, 87°, la palla non voleva entrare, ma è entrata, importantissima vittoria del Palermo ormai, possiamo dirlo, di aver messo la partita, possiamo dirlo ormai, di aver chiuso la partita, 2-0, forse il gol più brutto della stagione, lo segna Bruno Henrique, 2-0 Palermo, chiuso definitivamente il match. Calcio di punizione per il Genoa, forse l'ultima occasione per gli ospiti di trovare il gol della bandiera. È una finta, l'assalto è uno schema di merda, Brivio ci prova addirittura, palla fuori. Non era ancora in forma partita Pavoletti, e infatti si è visto, però già ha fatto dire che un attaccante come lui lì davanti si serviva. 2-0 Palermo contro il Genoa, continuiamo a sognare l'Europa League, speriamo che il campionato finisca così. Dominio totale del Palermo, il Palermo sicuramente aveva molte più motivazioni. Rapidamente allenamenti per noi, dobbiamo far giocare Colombo in questa partita, che è la penultima di campionato. Salai cresce a 70, meno male, bravo Roland. Senza perderci in chiacchiere, voliamo alla seconda partita di questo episodio, nonché la penultima di campionato. Andiamo a giocare in trasferta contro il Pescara, e ho già detto che giocherà Colombo e forse Pavoletti, adesso vediamo. Allora, le maglie per me, no, mettiamo la maglia nera, va. Maglia nera contro bianco-blu del Pescara. Tempo sereno, Pavoletti è in forma e finalmente è pronto a giocare. Sistema rapidamente la formazione, andiamo a giocare. Ah, qualcuno mi ha taggato su Instagram dicendomi che il Napoli è interessato a Leon Bailey. Tutto pronto, la fonte all'esame, Rajkovic, Goldaniga, Calabria, Gadames, Verre, Bruno Henrique, Bailey, Colombo, Cristoforo Colombo e Super Bomber Pavoletti. Andiamo a giocarci Pescara-Palermo, la penultima partita di questo campionato. Dall'Atleti Azzurri d'Italia, Pescara-Palermo, penultima partita di campionato. Devo rimettere la telecronaca, che palle, perché mi dimentico sempre ste cose. Le squadre sono qui entrate in campo, è tutto pronto, ragazzi, andiamo a giocarci Pescara, Palermo, la penultima gara di campionato. Cambio di gioco per Alesami, bella palla, Alesami scarica dietro, movimento di Bailey, la palla è poi per Bruno Henrique, movimento di Alesami, bellissima palla Alesami, in mezzo c'è il suo compagno, la palla è per Pavoletti, entra a fare, poi Colombo, parata di Bizzarri, prima conclusione della partita, siglata da Cristoforo Colombo. Riparte subito il Pescara con Pepe, intervento pericoloso di Goldaniga, e arriverà sicuramente il giallo. Chiude Galdames, perfetto. La palla con l'esterno di Berre per Pavoletti. Pavoletti aspetta il compagno, serve Bailey adesso. Bailey uno contro uno, Bailey non sa chi darla, salta così l'avversario con una finta di corpo, però poi viene fermato. Lancio di Benali, perfetto per Caprari. Attenzione, Caprari può andare. Andiamo a chiuderci in difesa. Caprari la mette in the box, Rajkovic non la prende. Pescare in vantaggio al 21° minuto. Spiegatemi perché Rajkovic, eh sì, ma Cristante se è stato un ex in panchina, ma se è stato un ex, non esultare. Vediamo qui il colpo di testa di Cristante, Brian Cristante, l'ex Milan, ex Benfica e anche ex Palermo. Benali, intervento di Bruno Henrique, poi Pavoletti, parata di Bizzarri, batte ancora Bailey col mancino, la palla è dentro, Bizzarri esce, Colombo, parata, non ci credo, l'ha presa Memushai, l'ha presa, non l'ha presa neanche il portiere. Mamma mia, era già munito, vai back. Che cazzata! Sì, secondo giallo, Goldaniga fuori. Fuori Verre per Oxford, giochiamo con un 4-2-3, possiamo dirlo così. Qui la palla per Alesami, tiene palla il norvegese, uno contro uno con Benali, niente a fare. Bailey con l'esterno per Pavoletti, il bomber, tiene palla. Movimento di Bruno Henrique che salta l'avversario, Bruno Henrique può andare, movimento di Colombo, la palla è per lui.
Colombo! Paratali bizzarri, che palle! La palla è ancora dentro! Ma non era calcio d'angolo? Alesami in norvegese, scarica per Bailey. Bailey ancora per Alesami, perfetto. Alesami può andare, la mette dentro sul secondo palo per Galdames, che non ci arriva. Bruno Henrique, l'alza per Alesami. Molto bene, può andare Alesami. Movimento di Bailey, Alesami cerca e trova Bailey. Può andare Alex Genk, accelera. Può puntare la porta, Bailey si ferma, si accentra, perfetto. Dentro per Alesami col destro, parata con una mano di Bizzarri. Poi Colombo, sfortunatissimo. Dai, come ha fatto passare Mitrizza? Ma vaffanculo! 2-0 Pescara al 56esimo minuto. L'uomo in meno comunque si fa abbastanza sentire. Benali chiuso da Bruno Henrique, il lancio per Colombo. Colombo per Pavoletti. Pavoletti aspetta i compagni. Pavoletti serve adesso Bruno Henrique. Ottimo inserimento, anzi Bailey. Bailey col sinistro, parata di Bizzarri. Poi Pavoletti arriva butta in mezzo, non c'era nessuno. Bui, il lancio per Pavoletti, ma finisce qua la gara 2-0. Il Bologna comunque non ha vinto, quindi stiamo tranquilli. Però occhio alla Roma. Occhio alla Roma. Allora, siamo ancora quarti. Meno male, meno male, meno male. La Roma è sotto a 57. Dobbiamo assolutamente vincere o pareggiare l'ultima. L'obiettivo è quello. L'Inter è un punto da noi, però l'Inter penso che andrà a vincere con tranquillità l'ultima gara. Noi dobbiamo impegnarci per non farci sfuggire questo quarto posto, che sarebbe la perfezione. Milan purtroppo ancora in zona retrocessione. Vedere un Milan in Serie B sarebbe davvero bruttissimo. Andiamo a giocare e sapete che siamo senza difesa titolare. Arriviamo davvero all'ultima giornata di campionato con tanti problemi. In difesa Boscagli e Oxford. Sistema rapidamente la formazione e giochiamo. Ok, tutto pronto. La fronte all'esame Oxford, Boscagli, Calabria, Pirlo, Bruno Henrique, Quaison, Bailey, Benitez e Pavoletti. Questo è l'11 titolare che andrà a giocare l'ultima partita di questo primo anno con il Palermo. Palermo-Empoli, andiamo a finire in bellezza questo campionato. Stringiamoci forti, raga, perché manca pochissimo. Da Renzo Baroni Palermo concludiamo così il campionato con Palermo-Empoli. La squadra entra in campo, in quanto il nostro capitano che giocherà forse l'ultima sua partita con la maglia del Palermo, chi lo sa. Tanti, forse, o pochi di questi giocatori di questa rosa l'anno prossimo non ci serviranno più e quindi molti andranno via. Quindi vediamo di concludere in bellezza questo campionato. Raga, ed è appena cominciata l'ultima gara di campionato. Vediamo di concluderla da grande squadra. Pirlo ci prova lui. Palla alta. Pirlo dall'altra parte per Quaison. Anzi, Bailey dentro per Quaison. Quaison si muove. Quaison, finta. Quaison! 1-0 Palermo, è la sua posizione e si vede. Robin Quaison, lo svedese, porta avanti il Palermo 1-0 al 21esimo minuto di gioco. Dobbiamo andare a rivedere perché questa è stata una gran giocata di Quaison, che col destro poi ha battuto Skorupski in uscita. 1-0 Palermo. No, 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 ancora. Vaffanculo. Altro rosso, raga, secondo consecutivo, Cristo. Non ci voleva, non ci voleva. Era da tantissimo tempo, raga, non prendevo rossi. Oggi va così. Però adesso attacca l'Empoli. Mauri. Occhio qua, Maccarone. Maccarone si gira, Maccarone entra a fare. Ancora Maccarone. La rete di Big Mac al 45esimo minuto del primo tempo, ovviamente. Rivediamo qui. Fa tutto da solo. Destro micidiale, battuto la fonte 1-1. No! Si è fatto male ancora Pavoletti. Quaison per Benitez. Benitez dentro per Quaison. Quaison ci prova dalla distanza. Palla fuori. Ti prego Pavoletti. No raga, forse non si è fatto del tutto male. Accelera Bailey. Tiene palla. Salta un avversario. Più veloce di tutti Bailey. Perfetto Bailey. Dentro con l'esterno per Pavoletti. Il bomber. Il pavo. Salta un avversario. Di fisico. Pavoletti passa in aria. Niente a fare. Fermato ancora. Prova a recuperarla poi. Chiude Pasquale. Micelizze col tacco. Palla dentro. Saponara. Saponara si gira. Saponara! La font, perfetto. Bailey recupera palla. Pavoletti. No, ho preso la palla. Entrano Michele Colombo, Daniele Santoro e Roland Sallai per Quaison, Bailey e Benito. Che c'hanno ancora quelli dell'Empoli. La palla qui per Pereira. Girardino la protegge. Ancora Girardino. Entra a fare la palla dentro. Saponara. Mare lungo. All'89esimo. Mare lungo all'89esimo. Finisce qua la partita. Festeggia l'Empoli che si salva. Dovrebbe festeggiare anche il Palermo. Dovremmo essere arrivati quarti, raga, penso. Però qua vedo tanta delusione. Nonostante la sconfitta dovremmo essere arrivati comunque in Europa League. Incrociamo le dita, raga. Siamo ufficialmente
in Europa League. È quello che volevamo ed è quello che siamo riusciti a fare. 36 milioni di budget, vamonos. Poi Golden League ha scontato le squalifiche, eccetera eccetera eccetera, poco mi importa. Ma 36 milioni di budget, raga, sì che ci divertiremo, cazzo, sì che ci divertiremo. Andiamo avanti, ma dobbiamo fermarci, raga. Ormai è finito anche maggio e sono arrivati gli aggiornamenti mensili degli osservatori di fine anno. Raga, con 36 milioni possiamo davvero allestire una squadra da Europa League con giocatori davvero forti, secondo me. Soldi che comunque per adesso non abbiamo, no? Quando ce li date? Magari nella prossima stagione. Raga, direi di fermarci qua, lasciamoci la classifica finale. Quinto posto per noi, 59 punti. A sto punto, pensando, ci potevamo anche raggiungere la Champions, però un posto in Europa League è quello che volevamo ed è quello che siamo riusciti a prenderci. Purtroppo il Milan retrocede in B insieme a Pescara e Crotone. Vince il campionato la Juve, secondo il Napoli, terza l'Inter, quarta la Roma, quinti noi a 59 punti. 16 vittorie, 11 pareggi, 11 sconfitte, 46 gol fatti e 38 gol subiti. Diamo un'occhiata qui ai classifica marcatori. Vince Dybala, Pavoletti arriva terzo purtroppo. I suoi infortuni, il suo infortunio principale non gli ha permesso di vincere la classifica marcatori. Classifica assist, primo Pucciarelli del Genoa. Guardate, Saponara comunque ha fatto 7 assist e 14 gol. Che giocatore abbiamo preso. Il nostro primo assist man è Quaison con 6 assist messi a segno. Raga, l'episodio per me fu finir qua. Arriverà ovviamente il prossimo episodio della carriera tra pochissimi giorni, dove cominceremo una nuova stagione e comincerà il tanto atteso calciomercato, sperando che la società ci dia soldi, dato che ho detto che abbiamo preso 36 milioni, ma qui non ne vedo l'ombra. Io spero in questa prima stagione di essere riuscito a farvi emozionare al massimo, a farvi tifare questo Palermo, anche per chi nella realtà non è tifoso del Palermo. Quindi fatemi sapere un voto da 1 a 10 a questa stagione e la vostra motivazione per quel voto, ovviamente. Io voglio raggiungere i 3000. No, 2000? Sì, dai, fate 2000 mi piace. Tutti i miei social li trovate qui sotto in descrizione. C'è anche il sito di Instant Gaming, il mio referral di Amazon, e il sito di golda.com per acquistare crediti a prezzo bassissimo. Adesso è tutto, raga, non dimenticatevi di condividere il video e di iscrivervi al canale. Vi mando un abbraccio enorme, ci vediamo domani con un prossimo video. No, anzi, ci vediamo più tardi, raga, forse con la carriera giocatore.